Io oggi vi introduco sostanzialmente quello che è un argomento in realtà abbastanza ampio e sono le dinamiche che scattano e che ovviamente ci sono fra caregiver e paziente, quindi fra colui sostanzialmente che sta soffrendo, quindi sta vivendo, diciamo, la patologia e tutti coloro, diciamo, che gli sono a fianco. Innanzitutto, qual è l'obiettivo principale di conoscere le dinamiche? Cioè, come tutto, sostanzialmente, se noi non andiamo in profondità, se non andiamo a comprendere le reali ragioni per cui le persone si comportano in una determinata maniera, inevitabilmente non possiamo neanche trasformare quello che, diciamo, magari da una parte ci crea frustrazione, rabbia oppure senso di colpa e ci lascia in quella condizione, ovviamente, di stare male, no? Di non essere soddisfatti, di comunque, insomma, non essere realmente appagati. Scoprire le dinamiche, come scrivevo fra l'altro questa mattina in un post, ci dà veramente la possibilità di comprendere per aumentare la compassione. Cioè, quindi non rimango più sostanzialmente nella frustrazione, nella rabbia di aver detto e di non essere stata ascoltata, piuttosto che nella delusione che tu non hai fatto ciò che io ti ho consigliato e quindi comunque insomma di creare insomma quell'attrito, quel conflitto, nonostante magari io abbia le migliori intenzioni di questo mondo, ok? Quindi comprendere le dinamiche è veramente fondamentale. Allora, parto facendovi vedere una slide e annunciandovi già in anticipo sostanzialmente che, allora, oggi tratteremo solo una di queste dinamiche, tutte le altre le affronteremo magari in un secondo momento. Allora, vediamo se si vede, ok? Sì, si vede. Ok, allora, quindi qui ci sono tutte le dinamiche che possono scattare sia nel caregiver, sia nel paziente, sia nel professionista, sia nel paziente. E sono la protezione, la lamentela, l'abbandono oppure e l'invasione, negazione e sottovalutazione. Allora, ovviamente qui adesso sono state raccolte in qualche maniera, diciamo proprio in maniera molto semplicistica per fare degli esempi pratici, ma queste dinamiche in realtà hanno veramente tantissime, tantissime sfumature. Quindi quello che noi in realtà andremo a trattare oggi è la dinamica della protezione, ok? Quindi tolgo sostanzialmente la slide perché a questo punto non ci serve più. E andiamo a trattare, diciamo, appunto, la dinamica della protezione. Innanzitutto dobbiamo comprendere che le dinamiche partono dalle nostre convinzioni, partono dal nostro imprinting, dalla nostra educazione, dalla nostra formazione, da tutto ciò che in realtà è sotteso e quindi è inconscio e che si manifesta attraverso, ripeto, atteggiamenti, comportamenti, eccetera, eccetera. Quindi la maggior parte delle volte sono dinamiche che ovviamente la persona non vede, cioè non se ne rende conto, cioè le mette in atto, ottiene dei risultati, magari come dicevo prima si lamenta dei risultati, ma non capisce come mai ottiene quei risultati, perché ovviamente non conoscendo la dinamica alla base, tutto questo ovviamente non può essere compreso, ok? Quindi partiamo dal fatto che la convinzione anche, quindi che è alla base della nostra dinamica di proteggere, è una convinzione ben radicata nella nostra cultura, nella nostra educazione. Perché? Perché ovviamente siamo portati a proteggere il più debole, siamo portati sostanzialmente ad essere convinti e comunque siamo stati educati a questo, che il malato, colui che soffre, è ovviamente debole, ok? E tutto questo per carità è vero, però ci sono comunque degli equilibri e anche diciamo delle sfumature da comprendere e quindi di conseguenza diciamo che allora tutti entriamo nella dinamica della protezione. Quindi sia che tu sei un professionista, sia che tu sostanzialmente sei a fianco di qualcuno che soffre,
Quindi sei un caregiver a 360 gradi, quindi potresti avere tua mamma, tua figlia, un parente, un'amica, eccetera, eccetera. Inevitabilmente si instaura, diciamo, questa dinamica della protezione. Quindi cerco io di fare al posto tuo, cerco di proteggerti, cerco di accoglierti in modo che, allora, io ti vado a risolvere problemi che in questo momento ovviamente si aggiungono magari a quelli che tu già hai, diciamo, della malattia, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi io mi metto in un'ottica sostanzialmente di fare, fra virgolette, al posto tuo. E ripeto, questo ovviamente parte da una buona convinzione e anche da una buona intenzione, ok? Solo che, come dico sempre, cioè, non basta una buona intenzione per dare e per creare una buona percezione. Cosa significa? Significa che per quanto noi siamo intenzionati a far del bene, dobbiamo sempre comprendere qual è il limite. Qual è sostanzialmente il limite di interazione che io ho con l'altra persona? Dove sostanzialmente mi posso spingere e dove invece devo arretrare e stare fermo? Questo è fondamentale anche per un professionista, incominciare veramente a tenere le redini, diciamo, di queste dinamiche, perché se no anche da professionista rischio di entrare di più, diciamo, nel ruolo del paziente, dare delle indicazioni e non comprendere qual è effettivamente la cosa giusta da fare in quel momento. Durante il master ovviamente spiego anche quelle che sono le fasi della malattia, gli stadi di consapevolezza, come comprendere, diciamo, la persona che sta attraversando la malattia, a che livello di consapevolezza è, in base al proprio linguaggio, in base alle proprie azioni, eccetera. E quindi ovviamente il professionista fa un viaggio per poi veramente arrivare a sentirsi capace, efficace e sicuro con coloro che soffrono perché? Perché sa veramente che cos'è la cosa giusta nel momento giusto. Quindi per adesso diciamo che prendetela così, cioè prendetela in un modo dove, ripeto, io devo capire comunque fino a che punto arrivare. Perché se io non comprendo fino a che punto devo arrivare, inevitabilmente sto facendo del male. Ma cosa vuol dire fare del male? Vuol dire ovviamente sostituirmi, prendermi la responsabilità anche dell'altro, quando in realtà il paziente, colui che soffre, colui che sta male, si deve proprio prendere la sua responsabilità per entrare e diventare parte integrante del percorso di guarigione. Perché allora una verità assoluta è che nessuno salva nessuno, cioè noi siamo degli strumenti, cioè i professionisti sono degli strumenti, i caregiver sono degli strumenti, ovvero sono coloro che possono aiutare, facilitare il processo, assolutamente sì, ma non mi posso sostituire adesso. Perché ognuno veramente deve entrare nel proprio ruolo e incominciare a diventare veramente parte attiva. Quindi quando voi, ad esempio, entrate diciamo, nel dare consigli, nel dare indicazioni, in quella comunicazione, no? Che come dicevamo anche nella volta scorsa, deve essere ovviamente una comunicazione pragmatica, cioè quindi una comunicazione efficace per creare veramente un effetto placebo e un'azione, no? Deve spingere all'azione l'altra persona. Ma quindi quando comunicate dovete capire, ripeto, anche di non entrare troppo in quella dinamica di protezione che se no è nociva, ma è nociva, diciamo, a colui che soffre, ma al tempo stesso è nociva anche per voi, perché voi incamerate comunque stress, ansia, preoccupazione, frustrazione, eccetera, eccetera, che, ripeto, non vi appartiene. In realtà si deve creare proprio un filtro per essere utile agli altri, ma al tempo stesso prendermi cura di me stesso. Quindi, come dicevo, allora, la dinamica della protezione
è normale che scatti perché comunque siamo cresciuti e siamo sempre di più, diciamo, bombardati anche a livello educativo, formativo, eccetera, che chi aiuta è bravo, chi si dedica agli altri è una brava persona, chi no, fa una relazione di aiuto, quindi voglio dire aiuta gli altri, insomma chi comunque ha una professione ad esempio di infermiere, di medico o un operatore olistico, sono tutte professioni ovviamente fatte da persone che comunque hanno un'indole di proteggere, cioè hanno un'indole sostanzialmente di contribuire. Io stessa ovviamente ho dovuto lavorare molto su questa dinamica, perché io vengo da una dinamica di protezione, ma lì, perché ad esempio io vengo da una dinamica, anche lì è molto interessante andare a scoprire da dove nasce la dinamica, quindi inizia a riflettere prima sulle tue dinamiche per poi comprendere le dinamiche fuori. Perché io sostanzialmente tendo a proteggere gli altri? Perché magari tendo a risolvere i problemi agli altri? Perché magari nessuno l'ha fatto per me prima? Magari sono una persona che si è dovuta arrangiare da sola in qualsiasi situazione? Allora, molto probabilmente avrai instaurato il comportamento opposto proprio perché la mancanza di protezione, la mancanza di accoglienza ti ha fatto talmente soffrire che inconsciamente hai messo in atto sostanzialmente quello che io chiamo la ribellione e quindi fare totalmente l'opposto, ok? Oppure può essere che tu abbia ricalcato pari pari magari lo schema o di tua madre o di tuo padre, tendenzialmente di solito è sempre, diciamo, da parte della madre, il fatto che, allora, ricalco questa dinamica di protezione perché è il modus operandi che ho visto fare, ok? Quindi, allora, siccome ho visto fare da mia mamma che comunque chi aiuta è bravo, chi si dedica agli altri è bravo, bisogna prendersi cura degli altri, accontentare gli altri, eccetera, eccetera, allora io comunque ho creato e mi si è creata questa convinzione che mi porta a comportarmi in quella maniera, ok? Quindi vedete bene che bisogna comprendere da dove arrivano le nostre dinamiche per poi capire quelle altrui, inevitabilmente, quindi questo è un passaggio fondamentale e io durante il master faccio fare proprio un processo formativo e trasformativo al professionista, al caregiver che ovviamente si vuole prendere cura degli altri, proprio perché solo così facendo io arrivo ad essere veramente una persona equilibrata che può gestire in maniera efficace le dinamiche fra caregiver e paziente, fra professionista e paziente, ok? Quindi devo capire quali sono le convinzioni, lavorare su quelle convinzioni per poi andare a creare un equilibrio. Quindi, come dicevo, sostanzialmente, allora, la protezione va bene, parte sicuramente da una buonissima intenzione, ma comunque va riequilibrata, perché sennò poi la protezione inevitabilmente sfocia in invasione. Quindi io ti sto troppo addosso, ti soffoco, ti sto consigliando questo, quell'altro ancora, non ne posso più, in realtà il paziente invece di fare crea una resistenza, crea un muro che in realtà, cioè, lo mette in una condizione veramente di non azione, ok? Io in tutti questi anni ho seguito tantissimi caregiver e ovviamente anche tanti pazienti e allora da una parte i caregiver si lamentavano perché allora il paziente non faceva quello che loro gli indicavano di fare e quindi, cioè, la domanda classica era: come faccio a far capire oppure a portarlo a fare questa cosa piuttosto che l'altra, ok. Dall'altra parte c'era il paziente che 9 su 10 in realtà si sentiva arrabbiato e si sentiva soffocato da coloro che gli erano di fianco, quindi madre, padre, amico, partner, eccetera, eccetera, perché erano troppo invadenti, ok. Quindi capite come va creato inevitabilmente un equilibrio, perché se no, cioè, per quanto noi abbiamo una buona intenzione, si sfocia sostanzialmente in una malazione, ok?
Quindi la dinamica della protezione è molto usuale, ripeto, è molto comune, quindi bisogna veramente starci attenti, bisogna veramente comprenderla e quindi io tutti questi spunti che già vi ho dato vi aiuteranno a comprendere quelle che sono le vostre dinamiche e capire anche le dinamiche che avete, diciamo, delle persone che avete davanti, ok? Questo vi permetterà veramente di fare la differenza con la persona perché nel momento in cui io, diciamo, do lo stimolo, quindi ti invito magari a fare una cosa piuttosto che ti porto, okay, a fare una cosa, allora saprò come farlo, quando è giusto sostanzialmente per te, quando è giusto anche per me, ok? Perché anche lì. Se noi sostanzialmente come professionisti, come caregiver, non ci preserviamo, inevitabilmente non potremo essere d'aiuto. Quindi, allora, con tutta, ripeto, veramente la buona volontà, cioè noi veramente dobbiamo partire da noi stessi, perché se io preservo la mia energia, allora io ti sarò utile. Ma se io sostanzialmente sono stressato, stremato, stanco, non ne posso più perché comunque dalla mattina alla sera seguo tantissimi pazienti, piuttosto che sto nel mezzo della sofferenza quotidianamente e quindi comunque ne assimilo l'energia, ok? Cioè, quindi comunque quell'energia mi prende, eccetera, eccetera. Cioè, come faccio poi a trasmettere agli altri della buona e nuova energia? Cioè, è impossibile. Quindi questo, ad esempio, è una gestione di stress che anche qua comunque tratto nel master proprio perché è essenziale, cioè il professionista deve tutelarsi per poi, ripeto, essere utile. Ok? Allora, come dicevo, allora, oggi diciamo che tratto questa della protezione e quindi comunque non mi dilungo, diciamo, su tutte le altre perché comunque è un tema abbastanza ampio, ok? Per quanto riguarda, diciamo, la protezione, quello che mi sento di farvi vedere come altra sfumatura è il fatto che il paziente molto spesso entra in un'ottica di trattenere pensieri, trattenere emozioni. Perché? Perché anche il paziente, come dicevo all'inizio, entra nella protezione degli altri per non sentirsi di peso, per non essere quel di più, no? Quel disturbo agli altri, per non essere il problema. In realtà alla base c'è proprio la necessità di non sentirsi diversi e quindi cosa succede? Che quando scatta, e anche qua scatta inevitabilmente, automaticamente questa dinamica nel paziente, ovviamente è disfunzionale perché? Perché invece di buttare fuori emozioni, pensieri, tutto ciò che in realtà ha già influenzato e comunque va ad aggravare ancora di più la situazione della persona, in realtà non fa altro che continuare ad accumulare, ok? Quindi la dinamica della protezione c'è da parte anche, ripeto, di tutti, ma inevitabilmente anche del paziente. Quindi dobbiamo fare attenzione a questo, sia che siamo caregiver, sia che siamo professionisti, perché ci dobbiamo accorgere se il paziente è entrato in questa dinamica disfunzionale, perché da una parte ci può stare se è sempre su livelli bassi, ma se io non dico, faccio finta, come va, tutto bene. Come stai? Sì, sto facendo le terapie, cioè io ho visto tantissime donne in questi anni che fra virgolette si facevano anche, come posso dire, orgoglio del fatto che avevano attraversato le terapie, tutto l'iter di cure, eccetera, eccetera, con una forza incredibile, ok? E anche lì altro aspetto che tratteremo nel master, insomma, così, delle fasi proprio della malattia. Ok, perfetto, tutto bene, ma così facendo in realtà si sono messe in quella fase di negazione, non accettazione della malattia e le ha portate a continuare a far finta di niente e quindi creare ancora di più quel divario fra praticamente quello che devo buttare fuori, quindi devo iniziare veramente a trasformare e quello che in realtà invece no, cioè rimane, rimane fra virgolette nel mio modo di essere, ok?
Quindi ovviamente poi dopo questo va sempre considerato in base alle persone, al contesto, eccetera. È ovvio che non è che esco per la strada e racconto i cavoli miei a tutti, ok? Ci mancherebbe altro. Però la dinamica della protezione anche da parte del paziente è veramente da tenere molto in considerazione perché se si protrae nel tempo, in realtà, ripeto, è del tutto disfunzionale. Perché comunque la persona non fa altro che aggiungere tantissimo stress, ok? E sappiamo benissimo che lo stress assolutamente non ci aiuta. Quindi, questo è tutto quello che in qualche modo adesso mi sento di darvi, diciamo, con la dinamica della protezione. Allora, riprendete, diciamo, tutto il video partendo dal fatto delle dinamiche, cioè come partono, quali sono le mie convinzioni, perché io tendo a proteggere, perché sicuramente anche tu lo stai facendo o perlomeno lo hai fatto. E quindi allora qual è stato il mio imprinting? Perché il comportamento si è creato e da chi mi arriva? Ok? Questo sostanzialmente ti aiuterà, ripeto, già a fare quel processo di trasformazione e di comprensione degli altri, perché come dicevo all'inizio e anche stamattina, la comprensione delle dinamiche aumenta la compassione e aumentare la compassione significa aumentare l'empatia, vuol dire mettersi veramente nei panni degli altri, vuol dire veramente comprendere ciò che gli altri hanno veramente bisogno. E quindi se sei un professionista di valore, se sei un professionista e una persona che veramente ci tiene al bene altrui, tutto questo ovviamente ti porterà a veramente imparare come aiutare in una maniera efficace. Io mi auguro che vi sia stato utile. Invito ovviamente tutte a riguardarvi eventualmente il video per prendere appunti. Magari in questo momento non avevate carta e penna oppure magari siete fuori casa. Io vi saluto, vi mando un bacione a tutti e buona giornata. Ciao ciao!